stato nel Regno Unito, peraltro, i britannici lo avevano già assestato durante l'esecuzione dell'inno di Mameli, fischiato a Wembley dai padroni. Non capisco perché. Bella, pronunciando perfino un inatteso Forza Italia. Decisamente poco sportivo anche il compagno. E c'era un... Là c'era una persona con... Piovere insulti razzisti sui tre giovanissimi giocatori che hanno sbagliato i rigori. Immediata la reazione di Boris Johnson. Questa nazionale merita di essere elogiata, sono eroi e non devono essere vittime di offese razziste. I responsabili dovrebbero vergognarsi di loro stessi. Il principe William si è detto nauseato da quelli che ha definito insulti abominevoli. Marco Barbonaglia, GR1. Parliamo adesso di riforma delle pensioni, quota 100, reddito di cittadinanza sono i punti focali tra i tanti toccati nel rapporto annuale dell'INPS per l'anno che è trascorso 2020. I segni di ripresa ci sono e sono incoraggianti, dice il presidente dell'INPS Tridico. Il mercato del lavoro rialza la testa e le entrate contro...